l'angolo di Torino dove tutto è rimasto come un tempo, l'Ottocento buio e luminoso insieme, le contraddizioni sociali della città industriale e la santità normale che prese mille rivoli. Francesco Fadi Bruno viveva qui, in due stanze, la sintesi di un'esperienza straordinaria, scienza e fede che camminano insieme. Nato nel 1825, fu ufficiale dell'esercito, matematico, fisico, ma anche astronomo, musicista, architetto, soprattutto santo. Decine di opere di carità, i giovani a Don Bosco e al Murialdo, i carcerati al Cafasso, i malati al Cottolengo. Lui invece si prese a cuore il destino delle donne di servizio, categoria vulnerabile nella Torino dell'epoca. Debolissima, debolissima ed era sfruttata, tanto che era mal pagata, sfruttata, e molte volte anche usata proprio come merce, tanto che lui a poca distanza da qui, in via della Consolata numero 8, aveva ideato una casa cosiddetta di preservazione, dove se le ragazze rimanevano magari incinte, avevano la possibilità, cacciate da casa, di essere in un luogo riservato a loro e portare avanti la loro gravidanza nel migliore dei modi, ecco, ed avere il bambino. Protezione, sostegno concreto, educazione umana e religiosa, cultura. Per loro il Fadi Bruno sfidò i pregiudizi, le chiacchiere della gente, i sospetti di chi vedeva in lui, laico, giovane e nobile, ben altre intenzioni. Ma non si fermò mai, la carità era un'esigenza d'amore, come la sua passione per la scienza. Sbriciolava proprio la scienza per tutte le persone, lui voleva che la scienza diventasse pane quotidiano per tutti. Lei pensi che per le damigelle dell'epoca, così chiamate, aveva inventato dei corsi di formazione proprio sulla scienza, sulla chimica. Lo faceva studiando notte e giorno, coltivando interessi. Nel suo studio ci sono ancora appunti, libri, la summa del sapere scientifico. Quindi l'acustica, l'elettricità, la meccanica, cioè spaziava appunto proprio tutto l'ambito della fisica e poi si dedicava anche alla chimica, quindi aveva un vasto orizzonte, ecco. Il Fadi Bruno sperimentava. Nel museo di via San Donato ci sono ancora gli strumenti che faceva arrivare da Parigi per avvicinare gli ultimi a temi complessi. Poi i suoi brevetti, dallo scrittoio per i non vedenti allo strumento per spiegare le fasi lunari, oppure lo svegliarino elettrico, il barometro differenziale, formule come quella che porta il suo nome, ancora usata dai principali software matematici. Poi gli interessi per l'architettura, il progetto un po' folle del campanile del 1881, alto oltre 80 metri, estetica particolarissima, mattoni rossi che poggiano su semplici colonnine di ghisa, 13 piani, uno diverso dall'altro, 4 orologi per permettere ai poveri che lavoravano nel quartiere industriale di far rispettare gli orari di lavoro. Le critiche dell'epoca sciolte come neve al sole. Il Fadi Bruno era questo, tante vite in una. Dove trovava il tempo per fare tutto? A parte che era una mente, diciamo, particolare, no? Una mente poliedrica particolare. Però io credo che la sua forza le venisse soprattutto da quella finestrella che lui si affacciava tutte le notti e pregava moltissimo. Era la finestrella che dalla camera da letto si affacciava sulla chiesa che aveva fatto costruire. Anche la camera è rimasta come allora. Sul tavolo il cappello e il bastone degli ultimi tempi, quando il Fadi Bruno diventò sacerdote, un modo per dare futuro alla congregazione di suore che oggi continua a portare avanti la sua missione. Lui nel frattempo è diventato beato, la sua casa un museo che continua a vivere, a raccontare il segreto di un uomo, carità e cultura, le chiavi della sua felicità.